Beo. Sì. Sono cambiato, Beo. Sì, purtroppo sì. Però dovresti cambiare la maglietta. Fa la puzza. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Come state? Buonasera, Domatore. Buonasera, Zixid. Buonasera, Tameio. Buonasera, Bomar. Buonasera, Romy, Andrew, Pippus, De Luca, Budello. Buonasera. Dovevo distruggerli e non unirmi a loro, lo so. Ciao Igor. Ciao Cazzaro. Ciao Rolex. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Bomba. Alliswitch. Alliswitch ovunque. Ciao Brasola. Trentesimo. Ho già visto troppe cose storte questo team. Oh, il codice. No, il codice è bene che non ve lo dia, ragazzi, perché sennò va a prendervelo. Fanculo. Popolate il battle spot. Ah, Beo, giusto per farli aprire a questi ragazzi. Cioè, abbiamo anche ipnosi, helping hand, fake out. Cioè, veramente, è la fiera. No, è terribile. No, è fantastico. Ah, Calamen, trentesimo. Quanti Alliswitch vuoi? Sì. Benissimo, ragazzi. Oggi daremo grande spettacolo. Oggi saremo diseducativi. Oggi saremo veramente tossici. Sì, in effetti Ditto non è scarso. Mettiamo però il disclaimer. No, neanche, è quicklo. Dice, è peggio. È peggio. È quicklo. Allora, io oggi chiedo un volontario dalla chat che si deve assumere questa responsabilità. Tutte le volte che partirà quicklo su Ditto, questo volontario deve regalare un abbonamento. È un po' money grabber questa cosa, ma ci sta. Perché è canonica in una serata dove giochiamo tre Alliswitch. Cioè, dove Dark Pardini, Money Grabber, tu ci sta. Cioè, se proprio vuoi fare proprio completo Dark Pardini. Allora, secondo me tanto non rischia niente, perché voglio dire... Ciao, Elmato! Quindi, servono volontari, ragazzi. No, oddio, con anche Quash sarebbe stato un po' troppo. No, Quash... Abbiamo poi Trick Iron Ball. Cioè, voglio dire, Trick Iron Ball, Alliswitch, Alliswitch su Gothier, Ipnosi, Alliswitch... Traccia su PZ, Wild Charge su Zacian. Cioè, secondo me non ci sta. Non l'avevo visto Wild Charge. Bellissimo. This is the godo team, bro. Ciao Kaisa. Sono mia quanto godo. Questo team sgrodo più che altro. E quindi dai, io voglio andarla a provare. Anche perché il buon Beo una scelta deve andare via. Vediamo un po'. Quanti insulti si prende stasera? Tanti. Secondo me diversi. Ma vediamo quanto duri tu con questo team tra le mani. C'è anche quella. Poi Close Combat, Zacian, certo, ragazzi. No, quella di stasera è una live tutta da seguire, tutto content, eh. Siete pronti? Ciao Pardo, appena finito di vedere la Best of 5 contro Otsubo, per restare in tema con Confi, Alliswitch, un buon team con triplo Alli, giusto, 121. Il numero 121 sta facendo una buona cavalcata, no? Penso la prima posizione sarebbe, e ha trovato noi. Sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato se questa cavalcata fosse rovinata da Alliswitch. Io me lo immagino con le mani tra i capelli in questo momento. Allora. Che si chiede perché a me? Perché io? Allora, io qui farei Dialga Gothitelle, devo essere onesto. Noi abbiamo il ping end qua. Yes. Ciao Varano Rettile! Pure, benissimo. Allora, Zacian. E poi o portiamo Ditto per copiare, oppure portiamo un Alliswitch. Cioè, voglio dire... Non lo so. Non guardare me, se vuoi partire subito cattivo o se vuoi prenderla con calma. Lui è il classico malcapitato. No, mezza, parto stasera. Ce l'ho alle 10 di stasera, traghetto. Lui è il Pardini del Giappone. Vediamo.
Questo padre è davvero criminale. Lo è, amico mio. Lo è, Goga. Abbiamo messo anche il disclaimer qua sotto, se no... No, il disclaimer è meraviglioso. Allora... Ok. Ok. Qui, attenzione, perché lui può essere... Può essere Aire Impulse o può essere invece quello Air Streamer, eh? Tu su cosa punti? Prankster. Anche secondo quello me. Quello che hai trovato ieri. Eh? Non quello che avevi trovato anche ieri. Ma non penso sia lui. Noi quanta speed abbiamo su di Alga? Mi sembra abbastanza bulkless. Boia, ma speed, ok, calma. Pick out. Sperando che non prenda e faccia Dynamax. Bene. È Defiant. Maledetto te. Ciao CP Prophet. Sono già 6 mesi, il tempo vola. Anche se ultimamente non sono passato molto in live, non smetterò mai di ringraziarti per tutte le tue iniziative. Ti ringrazio. 20 luglio in arrivo e parte il treno per Godot. 20 luglio cosa c'è? Ah, beh, chiaro. Timacco Research Lab. Che, volete un po' ridere? Ma cosa ci fa Stefano? Dovrebbe essere un po' di... Se addendia, dice Aaron, parte se... Volete un po' ridere? Dopo la mega spammata di Timacco di ieri, oggi abbiamo avuto un boom di iscrizioni. Quindi spicciatevi, ma ne parleremo dopo. Sono rimasti soltanto 7 posti. Vai a cagare te, io che ti do retta. Chi è da fare il ping hand? Ma... Il pardo di Giappone, vi? De. È già volato via un Ally Switcher. Vergogna. Albi Caveman, grazie al 14esimo. Allora, te vedi? Sium, crit. Ah no, è proprio così di Alga Life. Grazie Albi Caveman, 14esimo. E quasi hype train. No, Aaron. Partito, stasera, Kawakari. Di chi è il team? Di un giapponico pazzo. Sai che io potrei entrare con Ditto e copiare... È che gli rimetto la rain, capito? Se lui mi entra di Zacian. Te sei max speed, vero? Sì, sium! E allora devo... Vai. Non c'erano dubbi, infatti, fosse un jump. Esatto. Che se gli rimetto la rain e non vinco la tie con cui Chloe è un casino, proprio. Parte prima il mio. Sarebbe bello però, sai, per il meme. Tiri via di Alga. Metti dentro Ditto. Sarebbe una cacata. Così. Sarebbe una cacata. Poverino. Cioè, mi dispiace per lui. Aspetta, perché lei mi ha detto... Bisogna vedere se lui ha più uno speed, è più lento, eh. No, mi dispiace perché ho dovuto trovare te. Potrebbe esserlo. Lui leva, attenzione. Mette insi, lo piglia Quake. Giusto. Nel senso. Buono. E se non moriva, eh. È stato illuminato. Secondo me lo conosce il team. Perché è un team giapponese, lui è giapponese. Infatti va di Origin, conosce il team. Va bene. Va bene, va bene. Cosa fai? Lasci così, ti conviene fa switch adesso? Come? Ti conviene switchare o lasci così?
Bisogna un po' pensare in virtù di ditto. Cioè, se io ammazzo Zassien entra di là, capito? Proprio proteggi perché ti farà fake out. Per forza. Si è svegliato Spaddy, oh. Ciao Spaddy! Luce! Porca miseria, altro che sono in pari. Vediamo se riusciamo a vincere usando un team che ha Alliswitch, ma senza usare Alli. Senza usare Alli. Un ninja. Mind di Flame Orb. Ah no, scusa, è sbagliato. Ragazzi, qui c'è un hype train al 50%. Io lo so che voi siete tutti tutti concentrati. Ciao Ruggero, non faccio vedere la schema delle mosse, non perché non voglio far vedere la schema delle mosse, ma perché se mi metto in un'altra parte dello schermo copro altre cose sensibili. Tanto le mosse le sapete. Eh? Tanto le mosse le sanno. Ma voglio dire. Easy busy. Allora, questa è una 180, questa è una 140, 210. E si muore. E ci leviamo anche dalle palle e entriamo un ditto. Se ci arrivi a farla. Però, andiamo così, vai. E vuoi charge? No, via, facciamo Beemoth. Dovrebbe bastare. Ora Ditto ci entra di qua, quindi è un po' una merda, però era meglio andare doppio su Zassien. Vedi, io Ditto non lo so giocare. Devo usare Transform dopo. E quindi poi dopo, se io potenzialmente non vinco una spittaia e non parte qui l'ho perso. Perché io ora entro con Ditto ma non copro nessuno, devo fare Transform. La sapevi questa cosa? No. Ti giuro, questa mi manca. Eh? Cioè, pensavo fosse... No, no, infatti ho detto non è vinta, perché... Cioè, era vinta se l'avessi giocata meglio, ma io non so giocare. Dico. Cioè, se lui vince la tie di Beemoth, mi killa. Beh, diciamo che hai un 55%. Un 60. E non volevo mettere la percentuale piena, l'ho ridotta un po'. Cazzo, ha più 2 quick attack, basta, no. Sì, cazzo! Il numero 121 che perde per una fai! Io ero sicuro. Ho pensato per fare quello. Ho pensato per fare quello. Sì! Pardon, come devo fare? Mi sento morire, ma se la mia ragazza mi sminuiscono dandomi del piagnone. Madonna, Elkin, per un pochino di Covid. Cioè. Ok, ma sta animazione buggata lo fa sempre Ditto. Sull'animazione di Zassien. Oh, la prima è andata, eh? Stranamente bene. E non abbiamo ancora fatto Alliswitch. Voglio dire. Ma
ha fatto comunque agli switch, perché è un danno psicologico. No, no, infatti, 1625. Cazzo, da 120 anni. Cazzo, questo è il campo psico, io non posso fare molte cose qui. Però posso mettere la Trick Room. Lui ha Trick Room o ha solo Alliswitch come mossa? Ah, Trick Room. Ok. Abbiamo sia Trick Room che Alliswitch. Vabbè, una parte che secondo me non te lo porta, visto che hai due... Lele? Hai due acciai. Ma non lo so mia, cioè col fatto che ho la fiera dei... È che con lui di Alliswitch non me ne faccio molto, eh. Io userei perché loro no, due. Scusa. Eh? Perché no? Perché sia Kyogre che Calyrex hanno mosse spread. Vabbè, ah, per quello intendi, ok. Fai doppia alle switch. No! Sei! Fallisce, però sarebbe stato da fare. Fallisce davvero? Da no, quanto non vedevo Lele ad Anima. Sì, fallisce, la seconda fallisce. E va, ti rimette al suo posto. Sì. Ma mi sembra fallisca. Proveremo stasera. Vedi, te lo porta. E te lo porta, sì. E per me è poco furba come cosa. No, è poco furba, fa bene. No, noi si smaiala. Poi qui lui si accanirà su P2. Perché se no noi mettiamo Trick Room. E quindi... ragazzi, è una mossa. Cioè... È fatta per essere usata. Cioè, voglio dire. Ora, oggettivamente. Cioè, io posso provare a buttare. A farla subito, però. È anche vero che però. Ciao Mattia Crotti. Perché non sono stato preso in considerazione per la squadra. Facciamo Trick Room. Perché comunque se mi fa doppio su P2 e mi ammazza, poi mi va bene perché... Sì, perché quando faccio male, faccio male. Quando faccio bene sono blessato. Comunque non voglio fare polemiche né niente, non entro nel merito della questione, forza Team Italia, buono. Basta. Vedi, cioè se io ci butto questo fa male, però siamo lì per reggere. Questo ci secca. Lo devi fare? Dovevo fare Alliswitch. Però dovevo fare Alliswitch Quake. E che ora entro di... Io entro di ditto ora. E che cazzo? Io non pigli manco più uno o cosa. No, ora ci parte Quick Claw. A meno che lui non entri a Gelechi, però. Uccio. Che è il vuota? Lo è il water. È il vuota. Bisogna vedere se è... Ma vedo tutto, non basterebbe neanche quello. Lui peraltro è... Dovrebbe essere Scarf lui, no? Vabbè, ma tanto qui ci giochiamo tutto sul... Cioè, su questa cosa non è che c'è molto da girarci intorno. Cioè, se qui entrava l'Astral era finita.
60% di possibilità, perché abbiamo anche Piccolo. Niente. Pazzo. E qui ora invece è finita per lui. Pazzo. Perché poi noi abbiamo Dialga a meno 2, a meno 1, quindi che lo Scombat ci secca. Ma secondo me se l'aspettava manco lui. Comunque lui qui, pensando che noi fossimo Scarf, poteva farla. A parte no, non poteva farla Maxguard, perché Spex e 4 attacchi. Qui bisogna fare Ali Switch tutto uno, vaffanculo. È che ora lui ha più uno, mi sderena anche Zacian, no. Capito? No, non ha attaccato. No. È Orbe Kali. Kali. È vero, però è Orbe senza Protect, l'abbiamo copiato, non ce l'aveva. Un pazzo. Matto. Matto. Vabbè, qui lui ci fa Fantasma più e ciao. Io non ho niente per poter... No, appunto che sei già... Cioè sei a meno uno con... Cioè forse l'unica è fare Protect... Frega niente. Sono due speciali. Protect, Quake... Qui. Kyogre sarà sicuro Scarf, sì. Oio e mezza de! Sì, infatti. Quindi, ovviamente Scarf lui. Va bene. Oh, quella di prima vinta per una tie, questa persa per una tie. Due partite niente Ali Switch, sono un bravo ragazzo. Se tu avessi fatto Ali Switch avresti vinto. Sei d'accordo? Sì, sì. Allora, se noi reggiamo Astral Orb più uno con Zacian, mai nella vita. Quindi dobbiamo fare così. E poi, se prendiamo doppia Protect, abbiamo vinto. Roar of Time. Attenzione, attenzione. No, aspetta, perché questo danno sul piccolo comunque ci fa, ci porta. No, 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 lui ha più uno Astral. Dialga è lì lì per reggere. No! Una volta è più una doppia Protect! Perché noi di Roar of Time avremmo ucciso Kali e poi a più una difesa speciale reggevamo Origin, Wild Charge e Scarf e Bulkless morto. Una volta che prendo la doppia, era ovvio. Niente. Fanculo. Oh, non te ne può andare bene una, proprio. No, no, cioè come una volta sculi, c'è subito il colpo. Com'è la vita da Pardini? No, è meraviglioso. No, perché in pratica c'è il grande onnipotente essere superiore, detto anche Dio, no? Che giustamente si occupa di cose molto più importanti di Pokémon, cioè non penso che pensi a me. Quindi è lì che pensa come far andare questa umanità nella direzione giusta. Però ci deve essere un angiolino, qualcuno che è appassionato e competitivo. Quindi come io sculo, subito fanno oh babbo 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 e lui crit contro Pardini e poi subito sì, funziona. Vabbè, bisogna fare Ali Switch, bisognava fare Ali Switch, l'ho detto, ho cercato a vincere nella maniera più corretta. Nicola, ci dispiace Nicola. Io farei le stesse robe contro Nicola. Il mondo è dei furbi, non dei buoni. È vero, ma dobbiamo ribaltare questa cosa. Cioè, non dobbiamo fare i furbi. Perché un domani il giorno sarà dei buoni. Quantomeno io, aia. Ci voglio credere. Vedi, subito mi punisce perché se... Risveglia il lato oscuro. Va bene. Talla! Tandanda! Non riesci a reclinarla, devi tirarti in su, piano piano.
No, posso fare questo. La marcia imperiale, bravo. Devo fare live così. Cazzo, come sarebbe fare live così? Potrei mettere lo schermo del computer, la telecamera, tutto là e fare live sdraiato. Cioè, non ci ha mai pensato nessuno? Non lo so, ma se vuoi provare... Nemmeno i leccamirofoni. Ci vuole. Allora, aiò. Chiedo venia. Chiedo scudo. Sto a posto. Chiedo scudo. Ciao Xone! Oh, scrivimi in privato. Potete ricreare la scena della nascita di Dalfene, è vero. È quella tu stavi dicendo. Ah, non abbiamo capito un cazzo. E Pardini non ne prende uno. Te devi fare Lord Fener, can you hear me? Cioè cazzo, non mi spiace, ma te l'ho detto che non sono un capito di Star Wars. Allora te lo dico io. Ti stavo già Lord Fener, can you hear me? Allora, tanto palpatinati un pochino, quindi. Non lo so, mettiti un cappuccio. Ecco. Lord Fener, can you hear me? Con un pochino più di pathos, questo... sembravi Homer Simpson. Intanto qua sta andando. Ora lui non ci interessa, rievochiamo. Yes, master. E poi? Is she safe? Io so le battute a memoria in lingua originale, cioè, voglio dire. Quindi. No, sì, it seems that in your hangar you kill her. E devi mettere tanta anche enfasi sul her. Ok? Her. Non her. Bello profondo, sei il signore dei Sith, cazzo. Vai. Dai, it seems that in your hangar you kill her. La tua battuta. Madonna, io. Oh, quindi vado io, devi fare. Devi dire it seems that in your hangar you kill her. Dio buono. In your hangar, nella tua ira. Ah, in your hangar. It seems in your hangar you killed her. No. C'avevo un po' di madre. Madre, non volevo ucciderla. Allora, detto questo, ma in realtà non voglio fare Alle Switch. Perché no? Perché voglio copiare Zacian. Poi lui se l'aspetta, Nicola se l'aspetta. Dodo, settimana prossima l'esame di genetica, eppure sono qui. Bravo Dodo! Undicesimo. Te non senti la musica, ma è fogantissima questa. Già. No. Ecco, ma se avessi fatto ipnosi su Kyogre. Ma famo, dopo si fa Alle Switch, te lo dico. Che probabilmente ci porta in range di Sacred di Zacian. Forse lo eravamo già, dipende dalla sua spread. Lo sai il perché? Perché devi tirare quel bottone, schiacciare Alli Switch. E non me la sento. Però ce la farò. Te perché c'hai il rosario qui? Perché il rosario? Non muore mai di Bimot, mentre lui di Geyser mi esplode. Che palle!
Sì. Vada, signor Pardini. Vaffanculo. Quando... Oh! Mettra Inzi. Ecco perché si è attivato rapido. Perché tanto mi ha switchato. E lui è sciuca. Venerdì, Itzmando, venerdì alle 18, azienda lotta con Axo. Vediamo se ha più una fila speciale o reggiamo. Sì. Allora, se io levo Zacian e metto il mio Zacian, mentre lui mi geysera nello Zacian, cioè mi conviene perdere Zacian o avere uno Zacian pieno? Forse mi conviene avere il mio più veloce. Ciao Umbreo, 27 livello 2, buonasera a lei. Lui fa una ottima giocata, perché così io copio Incineroar qualora avessi tolto. Un cretino poteva farlo l'infame. Eh? Un però qui poteva farlo l'infame. Però no, in realtà no, non fa una ottima giocata. Lui fa una cagata, perché non vi lo feo. Perché io ora entro con il mio e ho doppia kill. Spaddi, non ho capito, dove è Zasia? No, no. C'è Gretic e Pardini dopo Spaddi. Ah, e Spaddi, quest'estate, non c'è la Tarl. Numero uno, Spaddi. Meraviglioso. Ciao Gianni! Spero che tu stia bene, buona guarigione e ti facciamo compagnia noi. Dai Gianni! È tutto storto sto film. Sì, cazzo lo è! E non prende poco Incineroar qui, eh. Lo stavo leggendo la chat qui. Mikai. Eh no, ormai se... Ciao la filosofo! Piada. Ah, ma non è a V lui? Perché hai pensato fosse a V? Eh? Perché hai pensato fosse a V? Perché in questo team sono a V. Questo è il good staffone, sono a V. Uff. Esce lui, non è a V. Ma ha fatto una cosa inutile, tu adesso gli doppi... Sì. Doppi Kyogre. Grazie filosofo del 14°. Grazie a Puzzo per il livello 2. Grazie a Puzzo per tutto quello che fa, peraltro. Tanto ti fa fake su... su Diaga, te lo fa fuori. E che se lui mi piglia la doppia... Vabbè, oh. Oh! È vivo! Ah, non è morto? È vivo! È vivo! Madonna, madonna!
Ammazza di White Charge. È enorme. È enorme. È un Dialga enorme. Quello è il danno che ha preso da Quake, sciucato, no? Sì. E quindi muore di Earth Power. Ma perché abbiamo fatto Steel? È che non mi doveva fare Fake Out. Se fai la doppia, devi fare Flare Blitz. Cazzo, ne so, ti sembra un pro player. Ma se prende la tipa è uguale, perché ora posso attaccare di là. Vabbè, ma sotto rain non muori. A voglia te, 8 PS sotto rain me li fa. Quindi siamo a 2 vittorie su 3. Sì. Senza mai usare Aldi Switch. Nonostante ne abbiamo 3. Dai, usalo. Dai. Certo che lo uso. Se ci fosse la... l'occasione. Dai, dai. Care Tenshi Numatsu, sera guardo, sera beo, che si dice? Comunque troppo godurioso che quel Groudon alla fine sia morto. Sono d'accordo con te. Io l'ho guffato in una maniera talmente bene. Quest'anno io ho fatto 2 vittime illustri. Groudon e l'Inter. Ho lavorato bene sull'Inter. Sì, tu ne sei proprio il testimone numero uno. Ogni partita ti chiamavo. No, ma avete già... È vero? Eh? È vero? Non... Piccolo non Juventino posso... di nuova generazione, non, eh? Non voglio farti bannare, Francesco. Francesco, 4589 è un ottimo numero. Dalli switchar. Cosa, scusa? E qui devi usarlo. Se dobbiamo vedere chi è il più strano, devi. Meme di Messi. Qui che faccio? Vabbè, c'ho ipnosi. Giusto, non ci pensavo. Alle volte, no? Come dire, sono... Non ci penso. Qui dito ipnosi. Gotite. Ma cosa devi usare? Cioè, è storto anche lui. Mm? Devi farlo, è storto anche no, lui. No, questo, ma certo, ma certo. È una gara a chi è più storto. Grazie mille a Matteo Inter per l'appunto, per il follow. Grazie ragazzi, vi invito a lasciare tanti follow, mi raccomando, mi raccomando. E fatelo tutti, attivate la fucking campanella, raga. Ciao Fra, appena stato lasciato, perciò grazie per la compagnia. No, no Dimitri, non ce lo puoi dire così. Sarà una frase che sembra fatta, ma il mare è pieno di pesci, quindi tranquillamente. Dai Dimitri, passerà. Un abbraccione, un abbraccione. Lui è l'amico che ti dice che il mare è pieno di pesci. Io sono l'amico che ti dà supporto, Dimitri, quindi... Io sono ancora un bimbo. E Pardini è vecchio. Poi vabbè, lui li porta male, cioè i capelli grigi. Te fate i cazzi tuoi. Io non te... Questo ragazzo è venuto qua... È vero, sì, ieri sera ci ha portato 200 euro di carne. Vabbè, per l'amore del cielo. Però è venuto a casa, insulta in live... Posso usare il bagno? Usa il bagno? Cioè, fa un problemino, ho rotto lo scovolino. Cioè, è rimasto, cioè, io, cioè sei veramente un marrano, un marrano. Comunque chiedeva, posso finire di parlare anch'io, grazie. 28 anni, grazie. Guarda che adesso che ti fa Siuski su Dialga Dynamax. Cosa ti dico? No! Allora, scovolino e l'ostura... Madonna, crociata, come se... Ah beh, crociata Dario Moccia, sì, giusto, allora il lessico è quello, certo. Sì, sì. No, dimentico sempre su Twitch, sì, sì. Lo scatizza merda, va bene? Lo scovolino è quella del mascaro. Cioè, Puzzone, te ti dai il mascaro o lo scovolino, c'è un problema, beh. Io te lo dico. No, a parte che è scovolino, dipende anche da dove vieni. Perché da noi... Noi abbiamo Dynamaxato prima di lui. Però lui ha vinto la TIE. Perché è max speed anche lui. Però ora se non è Life Orb è Life Morto. Se non è Assault Vest, volevo dire. Se è Life Orb. Lo smerda Cessi. Scatizza merda bello. Vero? Hai imparato una nuova parola, crociata. Comunque è il... Noi lo chiamiamo spazzolone.
Lo scomolino. Lo scomolino è quello che tiri via sempre la merda, ma però tra i sondaggio, ragazzi. Come chiamate? Allora, a Mezzavilla mi metti scovolino, scatizza merda, poi spazzolone e cosa vogliamo mettere? Anche lo smerdacessi, mettiamo anche questo. Grandi momenti aulici, devo dire, su questo canale, ma talvolta c'è bisogno anche di questa cosa. Allora, io direi che è giunto il momento. Adesso lo fa anche lui, rido. Boh, sarebbe fenomenale, sarebbe fantastico. No. È babivi. Se ti fai yawn. Vediamo dove tu la fa. Perché... Tu cosa? No, per il prossimo. Allora, adesso te lo fa. Ok. Sì, uno dei due deve fare yawn. Merda. Ah no, aspetta. Una volta ho usato Alley Switch stasera. Due spread moves. No, allora così ho mangiato un po' di. Allora. Babivi! No, perché dicevo, se ti faceva un vadiglio. E babivi. E, e pigliava Gotitel. Ba. Dopo lo lasciavi dentro. Babivi. Perché dice tanto, se lui fa ancora Alley Switch. Non riesco più a smettere. Non ti sto ascoltando, sto dicendo babivi. 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 Ciao Perfi, ti hanno già risposto lunedì e giovedì. Lunedì e giovedì. Babivi. Se non mi parli, cioè non puoi essere pronto. Come se io ti dico Tarl, non sei pronto. Porca merda, qui m'hai fregato, eh. Internet Explorer. Ma la Paul. Ciao Milko. Babivi. Ava Lunava? Un po' forte. Io sai, forse voglio compiare Umbreon con Ditto. Beh, sì, ci fa fare. Cioè, è anche vero che se copio Lunava. Scusami mezza, cortesemente puoi fare un sondaggio e chiedere come chiamate scovolino, scatizza merda, spazzolone. Non mi ricordo il quarto. No, non mi dire che ora mi ammazza Zassian. Dai, ammazzami di alga, cazzo. No. Ma a Livorno si dice pigia stronzoli. Non hai capito stronzoli. Grazie. Sì, ciola. Mo so cazzi, bello. Non serve a un cazzo. Però notevole. Fa scena. No, erano già due abbonamenti stasera. Però nessuno si è assunto. Niente.
Ho provato a fare la money grabberata, ma no. No, Bardini, cioè, non riesce a farlo tutto. Mi spiace. Senti, Stefano Beo, io ti faccio una domanda. Hai preordinato Scarlatto e Violetto? No, però mi sono iscritto alla TARL. Questo è scemo, mangia sassi. Allora, ancora no. Ma dove li preordinerai? Col tuo link. Ma con il nostro link. Siamo una community, Beo. Siamo una squadra. Che carino. Monivi. Monivi. Landing on the sea. Standing on the sea. Monivi. Liu. Fagli tirare fuori lo steelbox. 173. Io voglio lo steelbox. Cosa vuoi te? Steelbox. Vabbè. Comunque abbiamo steel un sondaggio. Ah, ora ho capito. Babivi. Lo spazzolone. Io metto scatizzame. Madonna, siete tutti milanesi, se credo. Ma... Allora, senti, ma se io in maniera assolutamente ignobile prendessi e lidassi di ditto, nobbia, si può fare questo. No. Esageriamo. È ingiusta, è una cosa ingiusta. Allora, sondaggio. Ma abbiamo fake out su di lui? Sullo spazzolone. Maledetto, no? Cioè, comunque con Goti ci partirei. Mezza, come posso convincerti a venire alla TARL? Cioè, Pardini. Ciao, Titone! Puoi insultarlo direttamente dal vivo. Ma perché mi devono insultare tutti? Cioè, fammi capire. Voglio dire. Che mezza è bravo a fare tempo. E se pure di questa. Oh, devi provare a fare doppio ali. Allora, facciamo così. Se c'hai già Firesteam, abbiamo perso, va bene. Ma noi faremo ali, switch... Devi fare doppio ali. Faremo tante devi belle provare cose. A fare doppio ali. Il fatto che ci sia Fardino e incentarmi a venirci... Oi, oi, mezza. Diciamo che se vieni, ti potrebbe arrivare qualche deck box dai mondiali. Ricatto. Ok. Chi sono? Francesco Pardini. No, Lautaro Martinez. Madonna, ma che interista sei? Così. Esulta così. Io boh. Così. Ma che interista è? Perché vi dite, non ne usa due, ne usa uno solo. Ha vinto comunque quello che dicevo io, spazzolone. Sì. Con un dito per mano. Ma lui non lo sa. E io quello dicevo. Vuole essere... No. Ah no, perché Pardini vale 2 Lautaro, è per quello che fa 2. No, è che io vedo nell'Inter vedo segnare soltanto il miglior trequartista del campionato italiano. A Khan. O sea, a me Cianobu piace tanto. Quello che ha fatto meglio in 2 mesi all'Inter. No, no, ma infatti. C'è anche... In 2 anni al Milan. Ma assolutamente. Ma anche te, ma cosa fai, Max? Guarda. Quanto ci rimane male ora vedere che siamo Sesh? Allora, qui subentra calcolo dannorum pardinianum. Wi-Fi più Mungas, la reggiamo? Che ti frega, tu fai io di sì. Ma non serve, ora dobbiamo avere Helping Hand, se no non viene giù questo Charizard. E se non viene giù questo Charizard abbiamo perduto. Ma sono qui tutti per vedere Ali Switch. Fate un saluto ad Akan. Ciao Akan. Pensa se Akan segue Twitch. Magari voleva imparare il competitivo Pokémon. Ah. Vabbè. E ti sei bruciato un cliente del genere. Te ne rendi conto?
Pensa te. Lui mette il sole perché ci vuole sciogliere di alga. Quindi se è life orb, lo fa con successo. Se tu avessi dovuto fare... Ho capito, ma non ha senso fare Alice Witch qui. Ah, sì, invece. Così come fare Max Guard turno 1, cioè, vabbè. Se non è life orb, non basta. Se è life orb, siamo fottuti. E vai giù di dot. Bravo, Francesco. Bravo. Con Alice Witch lui buttava via la mossa. Io se non tiro giù Charizard ho perso. Te sei proprio... Ne veniva giù due. Ma sei scemo, mangi sassi de... Fumo l'erba. Non è no, vero. No, no, ci dissociamo. Non è vero, non è vero. Twitch. Era life orb. Sì, infatti abbiamo secondo me sculato un rollino. Ora siamo comunque un po' fottuti, questo vogliamo dirlo. Ai ragazzi. No, non lo diciamo? Non lo diciamo. Perché io non posso copiare Groudon, nemmeno uno. Cioè, se copio Groudon sono tordo. Mettiamo quindi questo sulla sinistra. Vediamo se lui ha l'ardire di buttare l'unala. Metterà sicuramente Incineroar. Ale! Chiuschi! E noi si copia Incineroar. Noi si copia Incineroar. Maremma Laga non si copia Incineroar. Step pers. Anche perché abbiamo i dot addosso. Ora è vero che li prendevo solo su Zacian, però... Grazie mezza. Grazie. Finalmente qualcuno che ne capisce. Ma non ha senso fare altro. Ah, ma tu dici, siccome non ha senso va fatto, è nell'indole di chi gioca ad Alice Witch fare queste mosse in merda. Pensavo fosse chiaro che se non ha senso. Non ci avevo pensato. Perché effettivamente se no perché usare Alice Witch? Ora si crit. Ora si fa fake out su Inzi, si vince la taglio, ci parte quick claw, lo dico io ragazzi. Il problema è se lo dici. Cioè lui dovrebbe prendere e togliere Inzi per metterlo in un'ala, però vabbè. E invece. Vabbè, ma tanto poi rientra di Groudon. Niente, è perso. Step perso. No, lui è stato molto bravo turno 1, perché se fai Max Guard è proprio perché o hai paura della Rockfall, ma no sense, oppure leggi Helping Hand Weirdwind, quindi lui è stato bravo, va bene. Siamo 2-2. Beh, oh, sono 5 alle 7. Lei vada con la prossima. Deve andare a prendere un traghettino, eh. La prossima è già vinta, ragazzi. Max. Ma perché giocano tutti su team? È il terzo team oggi. E io faccio il gameplay che ho fatto con tutti i loro fantastici amici. Partita numero 5, Alice Witch, usati 1. Avendone 3. Appunto, e ne hai perse 2. Sì, siamo a 2-2. 2-3. Ne abbiamo giocate 4. No, questa è la quinta. E dove l'ho vista la quinta allora? Non lo so, dicelo tu. Stefano Beo. Usali. È un bravo ragazzo. Dovevi combatterli non uniti a loro. Maurone, sei tipo il settimo. Ciao, Maurone. Allora andiamo su Discord e guardiamo se compare Maurone. Va bene ragazzi? Guardiamo se compare Maurone. Io entro nel canale Discord, va bene? Cazzo è. Ecco. Io entro, eh. Lui è entrato di Felinferno.
Dante d'Inferno. Cioè lui ha fatto la lead dei campioni. Noi non gli facciamo mettere lo screen, vero? Ci prendiamo parking shot. Ma non mi interessa. Ok. Pensavi di non aver dynamaxato? Sì, mi ero, ho detto oddio, ora non ho dynamaxato, si gode invece. Perché tanto alla fine se prendiamo parking shot o se non glielo healiamo, facciamo fake out su Inzi, facciamo steal, lui mette l'ice cream, cioè alla fine come aveva preso parking shot. Quindi poi c'è anche la possibilità che lui facci questa cosa e quindi noi Sium per Angoliath. Niente ragazzi, Mavrone non posso, belli, altrimenti ci avrei fatto bannare il canale. Allora niente, usciamo dal gruppo Discord. Basta, stavo bello. Come non detto. È entrato Zasim. È entrato uno Zasim. Qui è il momento di scambiare le nostre posizioni. Qui è il momento. È il momento di farlo, bensì... Anch'io gli devo copiare Zasian a lui. Il problema è che piglio parting shot, maremma ladra. Magari non è sciocca. Ma lo sai, in realtà non ne ho neanche. Non ne ho bisogno, signor Beo. Lo so, lei mi insulti e io non ne ho bisogno. Facciamo dopo. Buonasera, Sergio! Felinferno è il nome Teteshka? Sì, una roba del genere. Per quanto ha un po' dello spagnolo. Sì, è E Kyogre. Noi ora probabilmente Kyogre lo reggiamo anche. Lei che dice? Ti giuro che compro lo smalto quello trasparente. Sì, perché sono ansioso. Si smette. Se l'inferno è francese. Ci sono alcuni che sono sia francesi che tedeschi, ragazzi. Beone, sei pronto? Beone è sempre pronto. Ti chiede perché sei pronto. Sergio, io sono sempre pronto per te, lo sai. Che lecca culo, ragazzi. Ma c'è dell'amore tra me e Sergio. Guarda. Comunque, tre turni di Dialga, tre kill, cioè andato. Fuegro è tedesco, è vero, Mauro. Felinferno è spagnolo, è francese, è vero. È vero. Avete ragione. Io ero capace, fa geyser lì che sono anche più... No, Io ho scambiato le posizioni, ce l'avevo di qua. Sì. Ok. Te l'ho detto, non devi farlo. Ti hai fatti i cazzi fuori. Ma il buon Bea ha perso il traghetto. No, fortunatamente si leva di culo Bea, non ce l'ha alle 10. Grande Beo.
Guarda, beh, a noi ci fa molto piacere, in realtà, se tu... Ti rilassi al cazzo, questo volevi... No. Allora, questa è una 180, questa è una 150, quindi... Però io voglio fare un'altra cosa. Che mi devo ammazzare, capito? Siccome lui è a V, tecnicamente potrebbe non vedere di Alga come un pericolo. Quindi dovrebbe fare Geyser nella slot di Zacian. Ottimo, così almeno gli abbiamo stallato la Dyna. E comunque sono dannettini, come dici, bestivi. È ottimo Steel Beam in questo team perché ti levi dalle balle quando vuoi e copi. Cioè a noi basta che lui abbia tuono nel set. Possiamo allora ancora perdere? No. Va bene. Yuhu! Sai perché hai vinto? Per Aliswitch. Del resto, Beo, non sono un top player, quindi devo ricorrere a questi mezzucci. A questi mezzucci, bravo. I want to denounce. Lei mi mette una mano sulla testa e se ne va. Arrivederla. Sempre. È stato veramente un piacere. Grazie per la bella sorpresa. Un abbraccio. Stavo salutando la chat, però va bene. Un saluto alla chat. Saluti a tutti. Vedete, Beo, veste pampling, no? Cioè, fantastico. Un uomo, un canale. Fai il bravo, mi raccomando. Sperando San Buon Viaggio. Occhio, perché la Sardegna è un posto di grande perdizione. Salutiamo Bronda. No, non sto guardando stasera, sono libero. Bene, quindi mi raccomando, fai buon viaggio. Sarà fatto. Ragazzi, alla prossima. E buona serata a tutti. Mitio Beo. Pardo la moda e autoproclamazione per ultimamente. Sì. L'autoproclamazione funziona, ragazzi. L'autoproclamazione funziona. L'autoproclamazione funziona perché chissà o fino a un certo punto come funziona ci può anche credere. Wavi 411 Reshiram Groudon Tunduin Sigastro e Grimmsnarlo. Ma anche qui di Alga Gothitelle, secondo me ci sta. Dobbiamo stare molto attenti. Cioè, non si porta mai Vellarte, ma vabbè. Sei talmente bravo che potresti insegnare a una scuola dedicata. Non è che ne conosci una? Oddio. Latimo Aqua Research Lab, ovviamente. Punto esclamativo Tarl. Dai! Allora. Ok, buono riesce. Perché è quello che devo scoppiare. Qui valutiamo Fake Out Quake, così che il nostro Gothi regge anche bene. Poi magari abbiamo Ipnosi. Se no facciamo subito Steel. Quanta speed abbiamo qui? 128. Siamo più veloci di Reshiram, molto probabilmente. E allora...
allora facciamo così. Insegnante a Hogwarts, mi piacerebbe tanto. Ma se riesco ad andare a Londra, andiamo a vedere anche quello. Non ti preoccupare, Osta, tanto poi ne faremo anche altre. Materia preferita di magia? Beh, penso ovviamente difesa contro le arti oscure, ragazzi. Devi prenotare prima? Sì, infatti dobbiamo prenotare con Franci. Ho già prenotato volo, hotel, e devo finire di prenotare hotel per i due giorni prima che arriviamo, perché prenderemo due hotel, uno più vicino alla competizione e uno più nella city, per cercare di... Allora, questo o lui è Life Orb. Esatto. Shaik, grazie del Prime, benvenuto. Grazie mille, veramente. Inzi. Vediamo un po', il fatto che lui non è AV, ha il più uno difesa speciale, però... Mo... Noi si viene giù di Wake, ma intanto ho fatto il massimo che potessi. Ciao Freddy, grazie del terzo, bentornato, grazie mille veramente. Sì. Vediamo, c'ha Groudon. Allora, qui noi abbiamo due cose. O Close Combat su Inzi, muore, e Aliswitch. O Beemoth Blade e Aliswitch, che ci va bene anche qualora lui ce lo predicti e faccia la flare, faccio per dire, nella slot di Reshiram, perché poi entra di Groudon. Noi copiamo Reshiram. Oddio, forse è meglio copiare Groudon. No. Ciao Sorzi, grazie del quinto, grazie mille ragazzi, grazie, grazie, grazie. Qui proprio diseducativi, ragazzi, diseducativi al massimo proprio. Perché se lui fa parting shot, poi è fastidioso. È veramente fastidioso. E allora, andando così, riopriamo Groudon e va bene. Anche perché lui sta per muri di orb.
E noi siamo a meno uno, ragazzi. Quindi Precify ci killa. Precipice ci killa. Però diciamo che noi tiriamo Precipice. Abbiamo meno PS, quindi nel Groudon Groudon. Quindi è come se noi fossimo già all'80%. Abbiamo però la Wicklow. E soprattutto il primo lo tiriamo single target. Madonna, vi si è preso una pigna allucinante però. Vabbè, inutile, era comunque due hit che io. E raga, e qui è tutto su chi attacca per primo. E quant'è hit crash su Groudon? Io li devo studiare. Cioè, qualora dovessi portare mondiale un Groudon con hit crash, a parte che io porterei fuoco pugno, non so perché hit crash. Sì, sottosole anche secondo me. No, c'ha 40, però no. Se ha 40, no. Come tanto dobbiamo vincere. C'è anche Quicklow, dai. Buono. Buono. Anche secondo me non viene giù. Se è da 40, non viene giù. Se è da 60, è lì lì. Quindi immaginate vincere la Spitfire, hit crash, lui rimane e mi mangio le mani. Tanto a una certa devi chiudere gli occhi. Testa rubata con il passamontagna, ragazzi. Proprio Saints, grazie del follow, ragazzi. Grazie, grazie. Avete oggi e domani per fare punto esclamativo giveaway, dopodiché il giveaway del mese di giugno di Instant Gaming finisce, quindi chi non l'avesse ancora fatto, lo faccia. Il giveaway su Instant Gaming è molto facile, voi fate punto esclamativo giveaway, dopodiché vi arriva tramite messaggio privato, se non avete particolari impostazioni di privacy su Twitch, sul vostro profilo, il link per poterlo fare. Guardate, lo faccio anch'io e poi a tal proposito ve lo spanzo anche in chat il link, così chi ha problemi che non gli arriva non cambia nulla. Se volete supportare il canale, quando magari non necessariamente oggi volete comprare qualcosa in formato digitale, magari fatelo su Insta Gaming passando possibilmente da questo link, quindi o rivenite in chat anche quando il canale è offline, fate punto esclamativo giveaway, lo so c'è un po' di sbat, però se volete farlo ci date una mano. Noi qui ci dobbiamo invece occupare di questo signore. Io godite il Dialga da assuefazione, ragazzi. Cioè, io questi quattro ci stanno. Come mai Pokémon in giapponese? Allora, Forge Ardente, perché non è un team mio. È un team di un giocatore giapponese e quindi è un team preso a prestito, un cosiddetto rental code, mettendo un numero, un codice specifico del team, si può giocare in cloud e è quello che esattamente noi faremo. Quello che noi facciamo. Buono! Dai, Esbri! Allora, Ruggero, molto meglio, è relativo. Oggettivamente, devo essere onesto, Ally Switch cambia la partita, perché io lì avrei dovuto perdere Zacian. Poi, per come è andata, avrei potuto non averne bisogno se magari avessi hittato un'ipnosi, non avendo Ally Switch avrei hittato un'ipnosi, però sono onesto, l'ho rubata. Lui deve dynamaxare Gastro, perché se non dynamaxa Gastro lo perde. Molto semplice.
Vi protegge per paura di Ping and Quake. Ma senza Ping and viene giù, quindi di Quake. Noi andiamo a scalare l'attacco a Zasina, peraltro, che non è male. Lui farà Quake, guardate il danno. Se non avesse damaggiato, sarebbe morto. Immagino Quake nella slot di Dialga. Allora, questo è buono perché noi, avendogli calato l'attacco, comunque Sacred... lo reggiamo. Ora, o togliamo dalle palle Zacian, Helping and Quake, vieni giù. O togliamo dalle palle Gastro. Toglierei dalle palle Gastro. Molto fefo, devo essere onesto, molto. Allidrago, Robert, è una giocata a metà perché non serve a niente. Ecco, e lui crit. Puttana la miseria. Lui crittando ci fa morire di orb. Se non avesse crittato, io avrei avuto Ally Switch dopo. Vabbè. Che bisogna fa? Nulla. Mondiale è stato il 18 agosto, ragazzi. 18 agosto. Abbiamo un pochino di tempo per prepararci, ma non troppo. Per esperienza... il tempo vola. Crit di merda. Vabbè. Ciao Massa, tutto bene? Grazie per essere tornato, per esserti ricordato di noi. Come stai? Lui ce l'ha meno uno. Allora, con chi potrebbe entrare lui? Non mi ricordo il team. Tundu. Voi vi ricordate, raga? Vabbè, entriamo di Zacian. Non voglio fargli vedere Ditto. Intanto lui diventa di Inzi, quindi... cioè, casomai mettiamo il nostro Inzi. Dialga meno 3, quindi meno 2, perché partiva da più. Fake out che dovrebbe arrivare su Zacian. No, arriva secco Behemoth Blade. Via, vediamo se lui ha sculato un crit, un 3-8, vediamo se prendiamo un 60. Ciao X-Browing, grazie il nono. Un altro crit. Però ragazzi, cioè due crit di fila così. Due crit di fila, sì, no. Non li accetto. Porca troia. Cioè, puttana miseria. Vaffanculo. Ti dovrebbe arrivare una mail, Shaik. Io sono quasi sicuro che lui protegga. No, la di Behemoth. Speriamo che non prenda anche One to Wake Up. Dai. Buono.
No, la Silegi allivito è fortissimo. Ah, io ragazzi ve lo dico, cioè se trovo una roba che ci può stare con Allisuic, è mondiale la gioco, eh. Ha giocato anche Marcus Stetter, la giocano tutti, Allisuic. Groville ci ha fatto 700 punti quest'anno, quindi... Ora, lui è a meno 3. Noi abbiamo meno 1 difesa, però la Bimot la reggiamo, eh. A meno che non tiri fuori il terzo crit su altrettanti attacchi. No. Sarà Babiri lui? Qualora dovesse essere Babiri. Io la tiro comunque qui. Bon. Va bene, Duccio. Hai ragione. Mondiali 18-21. Questo è il team con il quale abbiamo fatto la win streak. Expert belt di Alga. Non spoiler, non vi dico nulla. Però peraltro oggi è uscito l'ultimo episodio. Se non l'avete visto, ragazzi, recuperatevelo. Abbiamo anche un canale YouTube, eh? Quindi dai. Sbri, Salamence lì ci sta per Sun. Molto semplice. Ragazzi, io... devo riportare questi perché c'ha Umbreon. Allora, Mashblock, no? Scrive, sarebbe bello vedere quante ore di gioco al parlo su Pokémon. Su Pokémon Smeraldo, per dirti. Sulle quali ci ho macinato anche nell'ultimo mese un'altra decina di ore. Sulla cartuccina proprio. Ne ho 780. Solo lì. Su Spada e Scudo ho 9999 da... 2 anni. È stato un bel video, Alen, sì. Ciao Tom. Comunque, se qualcuno di voi non è, magari ci ha scoperto di fresco, grazie ai raid di Axo, grazie alla collaborazione con Fede e gli altri ragazzi, i boys, sul nostro canale YouTube trovate un sacco di video. Magari dateci un occhio. Se mi volete dare anche una mano a raggiungere un traguardo prestigioso, quello livello dei 100k iscritti, che sogno e desidero veramente da un po' come soddisfazione personale, non lo nego. Punto esclamativo qualcosa ci dovrebbe essere. Un esclamativo YouTube. Vediamo un po' se funge. No. Punto esclamativo latest. Sì, latest c'è l'ultimo video. E quindi sì, ok, è vero. Se lo pigi ti va all'ultimo video. Giusto, giusto, giusto. Vabbè. Quindi poi di lì vi potete iscrivere. Grazie. Se vi va, se vi va, se vi va. Lui immaginavo che andasse a proteggere. E allora noi facciamo i bambini cattivi perché andiamo di Quake. Ci mettiamo di difesa speciale, ne abbiamo bisogno.
Sbaglio, l'anno scorso in questo periodo si festeggiava roba tipo 40k iscritti? No, l'anno scorso no, eravamo già oltre 50. YouTube è un po' rallentato, ma non il nostro, in generale proprio tutto YouTube è un po' rallentato. Poi noi facciamo un contenuto che, ragazzi, è molto difficile da portare, perché su YouTube vanno format di video più veloci, più sbarazzini. Il contenuto è del competitivo può essere un bel mattone talvolta. Lui va di encore, però se non va di encore, vabbè, non falta a me, va bene, potevo fare anche il ping end, ma non mi serviva, voglio vedere che si toglierà. Crit, benissimo. Più uno, difesa speciale, crit. Ragazzi, va bene, dai, Lux fa parte del gioco, amen. Cioè, è pazzesco, anche nel match di prima... 2 crit su 3, cioè non riusciamo a fare una partita normale. E qui ora, niente, lui ha Tailwind. A me mandava bene prendere in core, capito? Cioè questa è proprio una partita buttata via. È la punizione per Ally. Sì, è che quando in 3 anni di spade scudo, quando mi hanno fatto Ally Switch, è successo veramente tante volte, non è che poi ho crittato per controbilanciare, ecco. Vabbè. Amen, ci sta, ci sta. Cioè non ci sta, ma cosa devo fare? Questo è il gioco, in best of one. Spero solo che non capitano a Londra, questo è grosso. Veramente, a Londra voglio uscire dalla competizione. Chiedo solo una cosa. Chiedo solo una cosa. A Londra voglio uscire dalla competizione per meriti dei miei avversari. Ce ne saranno di tanti fortissimi e più forti di me. Voglio uscire perché mi giocano meglio, non per queste cose. Per favore. Voglio uscire perché gioco male, perché giocano bene o perché mi sono preparato male. Ciao Jacodrom, sì, oggi facciamo un po' i fantasisti. Pardo, secondo te sei più forte di Eric Rios? No, al momento no, dipende. Per la costanza che ha maturato Eric Rios in questo periodo, no, non posso dire una falsità del genere. Nicola Melucci, grazie del Prime. Ragazzi, Goti di Alga è l'apertura di questo team. Cioè, no, non vedo alternative. Quanto prende quello che vince? Lo sai? Manco lo so. $15,000. Raga, ma anche se fosse gratis... cioè, vado per passione. E per un sogno, e perché mi piace, e tutto. 10k. Io sapevo 15, zigo. Mi andavo male. Giocatore italiano più forte in questo momento, secondo te? Non mi piace fare questo tipo di valutazioni. Perché... parte... non è difficile dire una cosa del genere. E in seconda istanza perché... perché poi è una cosa, a dir poco, inelegante. A me non piace fare le tier list degli altri. Non mi piace parlare delle abilità o delle non abilità degli altri. Era Impulse. Che palle.
Me l'aspettavo onestamente. E questo è in best of one, è così. Ovvio. E ora è una merda perché noi chiaramente ci prendiamo Wary Impulse o tanto. Cioè io qui, ragazzi, ero sicuro, ma anche per come è partito con Among Us, cioè che non fosse, cioè lui qui chi Dynamax ha solo Lapras. Ma Tapurilla, Alex della Pasqua ha fatto top 20 anche negli Stati Uniti con un team che, sul quale c'è un report sul VR, ha dato 2-0 a Wolf, insomma voglio dire. Buono, qui ci prendiamo Spora. Ecco, dopo il match di prima perso per un crit, mi fa veramente un po' dispiacere perdere probabilmente per la dicotomia Prankster Burla, Prankster Defiant, cioè, vabbè. Qui è finito. Che Nigeomanza lui. Io non posso fare un cazzo, mi spara. Posso mettere ditto. Grazie Mirai, mi fa molto piacere. Mi ricoprite di grande soddisfazione e mi investite anche di una bella responsabilità. Nerd, non si può usare, non si possono usare gli oggetti. Raga, qui non succede, ma se ci parte, qui Claw sporiamo in priority. Perché lui era lui, per esempio, Dynamax era. Attenzione. E Bora per Freezer. Lui qui si è sveglio. Dynamax. Anche perché nel team non ha Dynamax, dato che Tundu è Burla. Perché io l'ho visto, cioè, hai Lapras e lui, perché Xerneas non lo Dynamax solitamente. Quindi, deve mettere il Misty Terry. Niente, posto, finito. Qui siamo rimasti sotto il treno di Prankster Tundurus, che in best of one. È che qui veramente, proprio nello specifico, vedendo il suo team, cioè lui non ha Uber. Me ne faccio di molto del crit di Bora. Grazie. Grazie, molto gentile. Ma vai, 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 vai. Non mi risulta, Etrusco.
Ma raga, se posso dire la mia, Marchino fa molto, no, talvolta un po' anche lo swag, il Chad, anche per l'età che ha, ma in realtà è un, cioè è un ragazzo super ok a mio modesto giudizio. Signori, Scarf, Groudon, altrimenti la partita avremmo potuta vincere. Buon. Ciao Checco. Dopo il sub che mi avevano regalato, mi riabbono perché sei l'unico che mi fa piacere il competitivo di un gioco. Grazie. Sì, il docente va crittato. O alli switchato. Ecco, alli switchare un esame cosa vuol dire? Copiarlo. Ma quale flame, Zane? No, Marco fa tanto impossibile per... ma è Marco mema su se stesso. Cioè, Marco usa molto la... come dire? L'assolutismo, no? Prima, cioè... Ciao Nick, quindi al mio 21esimo anniversario tu ne fai 31. Devo pensare a una gag da scrivere. Sì, funziona esattamente così. Grazie mille Nick, grazie mille a tutto. E poi Marchino comunque, anche fosse arrogante, cosa non è, perché l'arroganza non è dire sono fortissimo, è comportarsi da persona arrogante. Lui lo dice talvolta, oh, impossibile perdere, ma non è arrogante, per niente. È comportarsi da persona arrogante, che è molto diverso. Ma anche fosse, lui ha vinto un internazionale, eh? Quindi, c'è chi può. Poi c'è chi un po'. È anche un ragazzo, quindi cambia anche in base all'età quello che uno può dire e non può dire, eh? Sempre nei limiti dell'educazione, ma diciamo come, come modo di porsi. Quindi ci sta. Ragazzi, è il quarto team stasera che troviamo così. E noi ci proviamo. E noi ci proviamo. Noi ci proviamo. TaxDav, 5 abbonamenti regalati, ti ringrazio. Dovresti anche aver fatto partire Live Train, forse, non manca uno. Ma al di là di quello, ti ringrazio, 1297, grazie, 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 grazie. Sembra di sentire Allegri, non faccio nomi se non viene giù tutto. Ma vedi Pipner, non cadrebbe tutto addosso a me. E invece non faccio nomi uguale perché non c'ho voglia di fare polemiche, ma... è il good stuff falloso di turno. Eh vabbè, ma ci sta. Cioè, nel senso, ci sta. Grazie mille davvero, grazie mille davvero, TaxDav. Grazie, grazie, grazie. Grande Zane. Simo, te vieni ai mondiali? No, anche perché te, Simo, mi conosci di persona, no? Cioè, onestamente... non penso di meritarla, no? Questa... insistenza, no? Ma il tempo è galantuomo. Te vieni ai mondiali? Ti piace questo metagame? Ti diverte? Grazie mille TaxDav, veramente. Beo, come va? Come va il... a me mi garba troppo stanzone, cazzo. Me lo devo mettere anche in palestra, come faccio? Procura di Firenze, questura di Firenze, eh? Io ho visto alcuni girare con Insi Sash qui. Prato. Passaporti a Prato, secondo me è peggio che a Firenze.
Meglio prendersi una spora o un parking shot, ragazzi? What? Vivi a Firenze? No, vivo a Livorno, Antellino. Però ho vissuto per 23 anni a Firenze. No, non ci credo, Beo. Buono. Miglior città italiana secondo te? Vabbè, ora Davide si entra. Si entra in una cosa molto complicata. Mondragone. Ciao Ciccio! Ciccio, ti rimetto Luigi's Mansion. Te la meriti. Te la meriti. Ogni tanto era in Jäger, sì sì. Ciccio vince ad allenarsi per i mondiali. E te pensi a studiare, ma a cagare. A cagare, Ciccio. A cagare. Sta a studiare. Cazzo sta. Ci sta, bella giocata. Ragazzi, dato che abbiamo Cicciotti in chat, non può far altro che entrarci. È già entrata in realtà, se ci fate caso. Allora, Zacian dorme. Passato Cicciotto. Cicciotto ha gli stessi poteri di Francesco. Solo che Cicciotto gioca competitivo. Mai fare fuori in un team condito con Zacian quello davanti. Mai. Never. Never ever. Infatti. Poi dove mai detto non è scarpe? Perché non abbiamo bisogno della scarpe per attaccare matematicamente prima dell'avversario, quando abbiamo un 10% di possibilità che ce lo fa fare. Quindi Cicciotto è come Eric Rios. No, in realtà molto meglio, perché Cicciotto invece della paella mangia le scrippelle. Cioè, la differenza è solo questa. No, Pippi, ma ci sta. Ma basta però, basta con tutte queste... Ma basta con tutte queste. Con tutte queste pesce spada, eh. Ma basta.
Allora io vi vado a mettere un po' di fondo playlist che noi non assaggiamo mai, perché parte sempre prima il DJ Fardo. E peraltro stappe anche per partire. Piri 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 pipi piner piri 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 pipi piner. Pippine, ragazzi, il mio terrore ai locals. Lui e Jostix, bestia nera. Jostix, bestia nera. Jostix, bestia nera. Padre, dove si trova il renta di questo team? Chiedo per un amico. Allora, se hai pazienza, non vorrei uscire nelle impostazioni. A fine live dovresti trovare nei VOD, vai a vedere all'inizio, ho fatto vedere. Fai su, fai così. Piri, 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 pipi, pipi. Qui ci sarebbe bene Ali Switch proprio di uno a cattivo, proprio, sai, a muzzo. E qui secondo me lui mi spanza l'aereo impulse. Domanda difficile. Il giocatore più forte contro il quale hai giocato in tutta la tua carriera, singolo incluso. Allora, io mi sono sentito un bimbo scemo, proprio no way, una volta sola. Dirò una banalità, perché dirò una banalità. Reinizio. Vinsi il primo game spingendo con le predict al 120%. Lui non si è capito come giocava. E poi così. Così, ragazzi. Così. Chi? Ray Rizzo, ragazzi. L'unico ed unico Ray Rizzo. Il Michael Jordan di questo gioco. Lui ha vinto il mondiale 2010, 2011 e 2012. L'unico ha vinto tre mondiali di fila, che per l'appunto i giovani non conoscono. Male, malissimo, però. Ma lui era andato doppio su Goti, eh. Perché che se ne dica. Sì, è vero, è fattuale che ci fossero meno giocatori. Ok? No, se mi avesse predictato Ali Le Goff l'avrebbe fatto Sacred. Allora, è fattuale che ci fossero meno giocatori, ma la qualità del meta era talmente molto più alta che non a caso, se eri bravo, 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 più forte degli altri, vincevi tre mondiali di fila. Ecco perché io non accetto che si sminuiscano i metagame vecchi solo perché si è cominciato a giocare dopo. Cioè, non per fare il solito discorso generazionale, però... Cioè, veramente, ragazzi. Veramente. Cioè, nazionale 2011 e top 8 mondiale 2011. Le ho meritate perché ero fra i migliori 8 mondo? Sì. Era un metagame difficile? Sì. Giocava meno gente? Sì, virgola, ma a vostro onore, come detto, la riprova che se uno era bravo vinceva 6 mondiali di fila. Per farvi capire. Spora! Grazie.
No, le goffilo. Ma Robert in realtà no. Sefeti. Oh, orb, certo Gianlu, però qui non gli era partita, quindi. Noi siamo a più un'unità speciale, perché abbiamo fatto un Quake. Spora! Ma sul Celebi, forse per, appunto, ipnosi, e ci può stare. Tu eri Rizzo dei giocatori più vecchi del competitivo. Ma io penso fra quelli più... Cioè, fra quelli che sono in attività di essere il più vecchio. Cioè, più vecchio non in età anagrafica, ma che gioca da più anni. Ti rendi conto che hai ittato più ipnosi stasera che precipitasi tutto il mese? Assolutamente sì. Cioè io gioco da quando... Ora non vi voglio fare pippone, che siamo entrati in argomento, se non c'è. Si fa per dire. Io gioco da... da quando il VGC non si chiamava VGC, perché il VGC... ha cominciato a chiamarsi VGC, prima non c'era regolamenti doppi ufficiali, c'erano soltanto sfide esibizioni, diciamo. Ha cominciato nel 2009. Prima non, cioè VGC 5, VGC 6, VGC 7, VGC 8 non esistono. Sono mai esistiti. E noi già lì si giocava competitivo. Però il competitivo lì era ancora single. Ah, qui perdiamo la Sai e non ci parte qui Claw. Quindi qui, se lui ci killa ditto, no. Sono andato su Twitter a dire Rizzo, il terz'ultimo tweet è un tuo retweet, guarda. Ci vogliamo bene con Ray. Lui, want to wake up, ovviamente. E aggiungerei, facciamo anche partire statico. Lui spittaio, want to wake up. Chapeau pro. Completiamo questo magic turno con statico 30%. Dai, 30 30 50. Vai che lui ora entrerà sicuro come il pane con un Inziorilla, insomma con un fake outer. C'è anche Kyogre da giocarsi, però non penso... Non era più uno Zashi? Sì, ma anche il nostro, perché abbiamo copiato il suo. Ok, lui vuol fare speed contro Lazio. Immagino voglia fare sullo Zacian che supera il suo Zapdos.
Carry Face o roba. No. Grande Gothi. Ciao Spunta. No, in realtà l'ho fatto per far due risate. L'ho fatto per far due risate, Spunta. Grande ref. Vita mia? Qualcuno abbiamo perso. Stein. Ah, pietra. Qui potremmo tirare fuori Sebovai. Perché qui Will-O-Wisp non è male. Humor 1300, regalandolo proprio al nostro Spunta, che ti devo ancora chiamare. No, t'ha scelto. Allora, tipo che io non partirei di Godidello, che non è male se voglio fare fake out da una parte e Whirlwind, in effetti, però forse però così, dopo tutto, è migliore. Hi Saturos! I ended watching the anime, I think, in third generation. Every year I said, okay, I want to recover the anime. Maybe not watching every single episode, but I want to. But every time when I see half of an episode, I say, okay, no, I have to do. I have to work. I have to do this. I have to do. Mastotima, un Uber, una schifezza e quattro scambi. Preciso. Non l'avrei saputo definire meglio. The Bimbi, lui sarà prankster, anche lui. Ci potrebbe stare, eh? Allora, ha talmente senso sia prankster che potrebbe essere Defiant.
Pardini meglio di Renzi. Oh, ora. Saturos, tell me the name of the series. So I can chirurgic going to watch them. Oh, Pokémon Journeys, okay. Madonna, era andato tutto di là, godo. Il gran godo. Comunque lui che prende questa botta ci dimostra di essere notevolmente bulky dal punto di vista speciale, perché... perché ha fatto parte in shot, quindi non è a buco. Però l'ha retto. Così. Storie dall'ultravarco, ragazzi. Come era nel 2019? Sì, quello è un 2. È un 2-4-4-2-3-6 più. Perché l'ha retta serenamente, cioè ha preso 70. Quello di prima era schiantato. Come giusto che sia. Qui la cosa meravigliosa sarebbe che lui predicta Alliswitch. Lo tipo fa aerea su. Quell'in si muore da Behemoth Blade. Sì, quell'in si muore da... qui la zecca, però me la posso far fa ormai, diciamo. Io voglio toglierlo lui perché è un po' come che romper cazzo all'ennesima potenza. Tanto lui mi ributta Inzi nella slot di Zacian. Oh. Non sta a prendersi Will-O-Wisp. Con Ali lo tiravi giù? Sì. Però ho pensato che lui potesse leggerla, insomma. Lui leva Zacian, mette Inzi. Però siccome non ho un guadagno tanto da predictare l'ingresso di Inzi, io Will-O-Wisp lo faccio lo stesso, perché mette che abbiamo trovato quello matto Patzengulen. No, non aveva preso 70, aveva preso 75 76. Ok, quindi più Hail muore anche da Air Power a meno 6. Lui va di fulmine però è più lento, quindi qui dovrebbe morire al pelo. Ciao Dresone, buonasera. Come va il testing? Al di là di Rayquaza, sti cazzi. Mo fai lo switch, no Delu. Mo si trick. Non Saturos. Oh raga, ma è it's moment DJ Pardo, cioè non mi dite nulla? Prima però questo. Prima questo. Buono. Ma non è... cioè, Rayquaza... t'avevo detto, Chaka. Ma l'importante è l'esperimento team building. Non... capito?
È il metodo che conta. Inel, devo essere onesto, mi è piaciuta molto. Molto. Allora, senza life orb non killa. Buono. Allora, fatemi fare due conti. ...213 per 1,5 diviso 2 è 159, quindi lui ci supera il nostro Dialga, con il quale non abbiamo fatto steal cazzate varie, però io dico che potremmo anche reggercela in realtà. È altresì vero che a me farebbe un comodo maiale fare Alliswitch per mettere il Pokémon che muore e che non lo killo comunque. Allora, la giocata migliore ancora, ma non ho avuto tempo per processarla. Lui protegge perché non vuole Will-O-Wisp, ottimo. Il motivo per il quale ho fatto questa giocata è fare Steel Beam. Si fa un danno inferiore, ma non rimaniamo lì come dei cavaceci. Ma soprattutto ci leviamo dalle palle. È comunque un buon danno. Ciao Tello! Ma ho una Sony Alpha Mac 2. Ah, so cry too much. No, è che metterla in altri posti, tipo, guarda, se la metto tutta su, copro la vita. Noi qui predictiamo l'ingresso di Inzi perché lui non vuol prendere Will-O-Wisp, e allora la facciamo di là. Buono. In alto a sinistra non mi piace a me. Si può provare però. E si copre la team preview più che altro. E il timer. Grande Cherry Alashnikov. Una roba degna di Spaddi, eh.
qui Sablay, ragazzi, l'avevamo detto che sarebbe stato per lui un dito nel culo proprio fin dall'inizio, e infatti è lì dal primo turno, ragazzi. Ma va, Jerry! Scottex! Torno dopo qualche tempo e ti sono passato al lato oscuro di Alleswitch. Grande Dart Bardo! Ma va, ma va. Oggi ho detto faccio la mattanza. Oh, domani, ragazzi, domani vi ricordo, ore 14, puntata speciale insieme a Pierpaolo Greco e Kason, ok? Su multiplayer di Burp e Pokeradar, accorpate insieme. Invece che fare dalle 14 alle 15 Burp e dalle 15 alle 16 io Pokeradar, facciamo dalle 14 alle 16 Poke Burp, come vogliamo chiamarlo. Alle 14.30 c'è la serie con Federico. Vabbè, sul cellulare ve l'aprite. Dalle 14 alle 16, voglia te. Tanto il video di Federico cassetta dura un quarto d'orina. Xinyu. Pippi, dici quello di Xinyu? DJ Pardo, stiamo DJ Pardo, se no... Me l'ha detto anche il livornese Thun, quindi non... Cioè, chi sono io per... Ciao, Manlake! Sì, il suo è un team interessante, Pippi. Decisamente sì. Olia Palca Clash, buonasera, bravi, mi piace molto, ragazzi, quando entriate salutiate. Qui lascio volutamente il free switch post tailwind, ragazzi, perché con Dialga devo spingere, quindi devo subito arrivare a fronteggiarli quelli dietro. Sì, Goga, mi farebbe anche comodo una best of 3, devo soltanto avere un po' di fiato per pensare, ehi, quel giorno lì facciamo quella cosa. Ma molto volentieri, ottima idea. Lui ci vuole stallare la Dyna. Sarebbe decisamente morto.
Sì, lui ha fatto benissimo a togliere Sablei, raga. Lui magari non si aspetta che noi si abbia Protect, quindi forse mi fa Astral più Bimo su Zacian. Cioè, lui è Specs, ok. Il fatto che sia Specs non è buono, perché io ho fatto la Quake proprio per reggere bene, ma grazie alla Specs lui comunque è... Fatto secondo me un po' una giocata del cazzo lui, ma se io avessi fatto Whirlwind nella slot di Calyrex l'avrei portato al Sash, poi non è Sash, è Specs, abbiamo visto il danno, avrei calato l'attacco a Zacian e lui avrebbe avuto uno Zacian burnato a più zero, quindi proprio inutilissimo, Calyrex morto, qui doveva Dynamax a Cali, però... Col senno di poi, siccome Specs va bene... Pippi. Abbiamo il 10%, raga. Però mi sa che l'animazione qui Claw parte quando l'ho vista alle volte sulla Dynamax prima, no? E lui qui ha Quake Astral. Niente, non si attiva. Fanculo. Ci ha fregato la Specs. Se no qui abbiamo fatto Bimuth, morto Kali, Bora. Lui ci avrebbe fatto Quake. Bora single target Life Orb. Insomma, avrebbe fatto danno. E poi avevamo Zacian e Ribora. Cosa. Qui è perduta. Non abbiamo neanche giocata male. Se io non prendo l'extra damage per il fatto che è Specs quando sono grande, con il Quake, poi non essendo Specs neanche dopo, perché se non l'è prima non l'è dopo, con Dialgar Ego, e qui lui una Bora la prende, o una un Roar of Time. Comunque, sti cazzi. Eravamo in streak di 4 vittorie di fila, questa purtroppo l'abbiamo persa. Sicuramente non Pops, grazie al 17esimo. Lui l'ha giocata bene. Kalidov, è chiaro, cioè se non sai di della Specs ci puoi rimanere un po' sotto. Ciao Pippi, mi farebbe molto piacere e te lo meriteresti. Considerando, insomma, quanto ti piace giocare questo gioco, mondiale lo devi fare. Devi anche alzare, come dire, il tasso dei toscani al mondiale. Quindi devi venire. Allora. $2.46, comunque siamo scesi molto. Team cattivo, eh. Dave, non so se sia cognettone o meno. Allora, Tundu, qui lo vedo molto Defiant. No,
No, Guider, no, non ce la fai lo stesso con Iatra, con tutto. Io Tundu lo vedo Defiant, dai. Ho fatto bene Mara a scrivermi, che me ne ero dimenticato. Buono. Immaginavo partisse di Kali, perché quando vedi Gothi parti di Kali. Regola, su Tundu sembra Defiant, sarà Prankster. È una regola che mi piace questa. È una regola che ci sta. Ciao Seppia! I Gianseppia, grazie del 19° Seppia. Dentro Zassian. No. Buono. Daina Kali. Così, boom, pronti via. Ottimo. Kali, Gastro, Inzi, immagino Zassian. Qui è buono perché gli diamo la... Vediamo cos'ha. Specs, ora è il momento di Kali Specs, ragazzi. È il momento dei Kali Specs. Ma il team che stiamo giocando è di un giappo. È di un giappo boy. Allora, lui si aumenta la difesa speciale. Qui lui deve proteggere. Ciao Tommy! Benissimo, ci siamo veramente divertiti un monte stasera. Buon danno questo. Ciao Giangio! Grazie mille. Grazie, Giangio. Sei un tesoro.
Qui secondo me più che Quake doveva fare Phantasm. Avrebbe controbilanciato un Will-O-Wisp che lui probabilmente deve prendere, perché se non lo può prendere, non lo vuol prendere, deve togliere Zacian. Però se togli Zacian, allora fare Quake per dargli più uno non ha senso. Dal mio modestissimo punto di vista. Buonasera Simone. Kali per fare la Quake ci dovrebbe, cioè a mood Cropfop. Mood Cropfop. Mood Cropfop. Mood Shot, quello che ho detto. Mood Cropfop. Ma Alogok, ne abbiamo fatte tante ai Locals. Una anche sul suo canale tempo fa. Una a Luca che è stata cancellata dalla storia. Insomma, ne abbiamo fatte diverse, dai. E è in giapponese perché c'ho i rent, è un rental giapponese, ragazzi. Lui chiaramente non mi vuol fare la kill su Sableye. Però a me non mi interessa, io vado così. Chiaramente va di Moodshot. Moodshot, Moodshot.
Gigi. Bom, raga, facciamo l'ultima. Ma se dito entra di fronte a un dito trasformato che fa, no, non succede nulla. Cioè rimane lì, rimane un muschietto. No, facciamo l'ultima, facciamo l'ultima. Allora, Javi. Ecco, qui si può, qui contro l'un'ala, se no si fa un po' fatica. Contro l'un'ala, secondo me si fa un po' fatica. Torniamo agli antichi fasti. Torniamo agli antichi fasti con la Goti. Ho visto Polygon 2, a cosa serve? Ma l'abbiamo visto giocato poco, sì. Ma probabilmente io non gioco bene il team, ragazzi. Cioè, lo giocherà molto meglio chi lo ha inventato. Gidonzard. Male, male, male. Avevamo perso a inizio live una partita simile. Alli, e si volevano fare alli, non serve a niente. Perché poi mi arriva Precipice. Qui l'unica è tentare questo. Ciao Jobs, buonasera Gotthard. Comunque ragazzi, quanti match abbiamo fatto stasera? 12, 13. Se ne è perse 3. Alli switch usati, 3. Avendolo su ben 3 Pokémon, non male. Se fa il ping end con Charizard, io ragazzi, cioè, è quello che farà. Adoro. Benissimo. Mamma mia. Bene, qui l'ha rollata alta. Sì, contro Sun, secondo me, abbiamo un matchup terrificante. Non sarebbe cambiato niente, perché comunque anche Wildfire ha la stessa potenza di Blast Burn. Possiamo still vincere, ragazzi. Blastburn e incendio, sì sì raga. Allora facciamo Beamoth Blade e Spora su Groudon. Tranquilli. Mmm.
ma a Fellon se faccio Alli perdo Gothitelle. E comunque, cioè, per me è bene che lui dorma. Quantomeno devo provare a... Cioè, sono in svantaggio, capito? Ogni tanto capita, Fellon. Ciao Mary. Sì, ma non c'è niente di normale in questo team. Niente. Nothing. Qui sarà Sash. Ma sì, eh. Vai fuori, Charizard. Vedi, va di là per paura di Alli. Io non vado di Alli. Ok, vediamo se Groudon fa il one to wake up. No. Ah, Inzi non ha lunala. E allora niente. La mia esultanza viene ritirata. Perché Beemoth più Leaf Storm non basteranno. Perché lui ha più 2 di difesa speciale. Ha fatto 2 Quake. La Rid l'ho anche presa. Però pensavo lunala. Sarà Citrus sicuro. Se non è AV. Il crit di Zacian non è sufficiente, ragazzi. Perché il crit fa esattamente quanto fa Zacian a più, no? E invece qui sarebbe bastato, perché lui è un po' bulkless. Abbiamo avuto culo perché lui sta dormendo, eh. Secondo me può aver senso la doppia Protect. E infatti parte... Ma vai a cagare. Che lui potrebbe pensare che noi non si abbia... Però il senso di fa... Ma... Raga, qui saranno, sarà Shuka o Sefesi lui. Brrr.
A me mi puzza invece di 7, sì. Ma tanto, eh. Date retta a zio Pardo. Ma per un motivo ben preciso. Sto per tirare Sleep Powder. Quindi è insi in tutti i team di Lunala. Qui è Sefeti. Se avessi fatto Close Combat, a mio giudizio era sciopero. Boom. Abbiamo fatto il massimo e perso per un oggettino, nonostante la Dyna a cazzo canis del nostro avversario. Quindi possiamo altro che essere orgogliosi. Va bene. Va bene. Gran bella live, gran bella live, gran bella live. Mi sono divertito, abbiamo fatto un po' una memata, però abbiamo giocato bene, secondo me. Siamo saliti tanto e... bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Tante belle partite, abbiamo anche beccato con niente, quindi vabbè. Bom, ragazzoni, io vi mando dal buon Mara, che sta preparando un torneone di Tekken. Perché voi non lo sapete, ma Mara, oltre che un founder del Team Aqua, è un grandissimo giocatore di Tekken. Uno dei migliori giocatori europei, sta vincendo una barcata di soldi negli ultimi mesi proprio a questi tornei di Tekken. Quindi se non avete mai visto un pro player di Tekken all'opera, volate, volate. Io vi ricordo, punto esclamativo Tarl, nel mentre che arriva sul filo del rasoio, Giovacollo, un abbonamento Prime, io ti ringrazio veramente infinitamente per il supporto, grazie mille. Vi ricordo, punto esclamativo Tarl, funziona anche off screen, scuola di competitivo, Team Aqua Research Labs. Ragazzi, soltanto 7 posti rimanenti, quindi se vi interessa, spicciarsi. Ma adesso, buon Tekken, ciao!